Napoli. Intanto ha dimostrato di essere una città in grado di accogliere questo tipo di eventi, noi lo faremo sempre di più, speriamo di farlo sempre di più, grazie anche alla presenza di Manifatture Digitali del Cinema a Prato. E ovviamente da questo punto di vista mi preme ringraziare anche la Regione Toscana, Toscana Promozione, perché evidentemente in questa città insieme a Toscana Film Commission hanno scelto di fare insieme a noi questa, di intraprendere questa avventura. Sinceramente ringrazio Cinzia Piaca Torrini perché ha contribuito con questa opera meravigliosa, perché penso che tutti voi l'abbiate vista, la possiate godere la domenica sera, è bellissima, davvero. Ha contribuito a darci quella forza per far vedere una città bella, perché la nostra è una città bella, fatta di gente per bene che lavora nell'artigianato, quindi ha dato proprio la nostra immagine reale a tutta Italia. Non c'è mai stato mai una lamentela, quindi c'è la voglia di collaborare, grazie a tutti davvero, grazie. E questo però ci dà l'idea e, come dire, la voglia di continuare da questo punto di vista a renderci utili al mondo della fiction, della televisione, del cinema. Manifatture qui a poche centinaia di metri, sono arrivate nel corso del tempo altri eventi, altre produzioni, altre ne stanno arrivando, altri ci stanno interessando. Certo è che quello è accaduto un pezzo di omicidio, direi che non ha probabilmente uguale. Io sono nato con Madonna che silenzio c'è stasera, che è un film che è totalmente pratese, quindi far parte di immagini che rappresentano questa città, essere all'interno di qualche cosa che sta dando qualche cosa alla città di Prato, fa tanto piacere. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie. Al Festival di Berlino, e mi ricordo, disse, ebbene, andiamo a girare a Prato, vi porto a Prato. Stefania, mi hanno fatto vedere questa strada che era perfetta, e quindi grazie, sono felicissima e vorrei, visto che abbiamo il sindaco e gli assessori, suggerire, fate diventare questa strada degli artigiani. Non vedo che ci sono ancora botteghe sfitte, c'è cioè la Cassia di Prato che è bellissima, io dico una bomboniera e lo dico veramente di cuore, anche adesso con Marco è bellissima. Quindi io spero di riuscire a fare, che me lo facciano fare, pezzi 11, 2. Esatto. Vedremo se lo fanno, non dipende da me.